neanche a farla apposta l'ultima frase di Leo Gassman è dimenticarsi il tuo nome, maledetto terzo cuore. 7:47, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Oggi giornata internazionale della radio, ma potrebbe essere anche la giornata internazionale del bacio. Mettiamo una base romantica, scusa Patrizio, abbiamo detto base normale, no, base romantica, si parla di baci. Vabbè, quanti ce ne sono stati a Sanremo? Due, sicuro. Ma di più pure. Sì. Un po' di lingua, un po' di pezzettino. E adesso, senza entrare troppo nello specifico, ma il primo bacio vostro com'è stato e a che età all'incirca, lo ricordate? Io l'ho già raccontato, ricordo benissimo tutto, ma non ero pronto, per cui ringrazio Serena, proprio ho respinto questa cosa, è entrata in bocca, pensavo fosse una gomma da masticare. 11 anni, il secondo che l'ho data a 18, cioè ero proprio con la lingua a 11 anni, ammazza, era pure più piccola. Non hai capito, io stavo ballando questo lento come si ballava ai tempi, no? Quindi con le braccia tese, e all'improvviso al buio ho sentito come una gomma da masticare, ma non era una gomma da masticare. Io per colpa di quella stronza non l'ho data appunto alle medie. Ma stavi in classe, c'era un po' in classe, detto, una roba così. Previ, tu sicuramente cominciò. Ma 16 a mia moglie, naturalmente. Bravo! Ma che stai dicendo? Bravo! In favore di camera, la prontezza di riflesso. Possiamo dirti, Veronica, l'età? Sì. Primo bacio a 13 anni. Estate in Ma Calabria. Ti ha segnato oppure? No, il problema è che il ragazzo era molto carino, però aveva l'apparecchio e credo anche da poco. Quindi c'è stato un momento un po' di panico. Però no, romantico, in spiaggia la sera. Patrizio, io ho 14 anni, però mi ricordo che mi sono tolto subito, perché come furio non sapevo che roba era quella roba un po' molliccia. Che poi per uno come me che non mangia la trippa, ma non è massimo. Esatto, ne ho più effetto Big Bubble. Sarà stata la zuppa d'aglio che prendo ogni mattina, però non ha funzionato. Detto questo, io che ho qualche palco l'ho calcato, per esempio anche a teatro mi è capitato di fare una tournée in cui baciavo un'attrice e quindi ti insegnano il famoso bacio cinematografico o teatrale. Non serve più, basta, ci pensa il computer, ci pensa la computer generated imagery. Attenzione, è il caso di una commedia romantica uscita da poco su Netflix, molto bella, si intitola You People, l'hai vista? Sì, con John Hill, che sicuramente ricordate come attore, bravissimo. Per capirsi, Wolf of Wall Street, il sodale di Leonardo DiCaprio. Ok. La storia è un uomo di origine ebraica, interpretato appunto da John Hill, che deve presentare ai genitori la nuova fidanzata musulmana, interpretata da Lauren London. E viceversa, e il papà di lei lo fa Eddie Murphy. Il meccanismo, il plot è quello di Indovina chi viene a cena. Sì, esattamente. Che 67, molto, è anche una riflessione sull'America, sul razzismo, molto fatta bene. Allora, pare che tra i due attori non ci fosse molta chimica. E nella scena di un bacio si è scelto deliberatamente di utilizzare la computer graphics. Grafica, quindi praticamente questo bacio non è mai avvenuto, è stato creato successivamente digitalmente in post-produzione. Pare che sia la scusa che ha usato anche adesso Fedez, in realtà non è successo, è tutta computer grafica. E la faccia goduriosa durante l'incontro, pure quella lui in realtà si era alzato, l'ha scacciato via. Quello è il morphing, è deepfake. Chi era? Vicario, il regista, è lui il responsabile, è tutta colpa sua. Sapete che Lindsay Lohan usa sempre controfigure, lei non bacia mai nessuno. Non ci credo. E Kirk Cameron, quindi per lei, lei decide, c'è qualcuno che una stunt, del bacio, stunt kiss. Kirk Cameron, che ha avuto successo negli anni 80 in Genitori in Blue Jeans, per esempio, si rifiuta di baciare chiunque non sia sua moglie e quindi impone alle produzioni che la donna che lui deve baciare sia sempre sua moglie, che viene travestita ad hoc. C'è una sola scena di bacio in quel film e viene scritturata la moglie per fare da controfigura al furbo. Furbo. Lavorano in due. E obbligano a fare lui il prezzo. O lei o niente. 3420000700. Primi baci, scegliete voi. Strani baci. Sto per fare una cosa, ma mando a monte tutto. Decidete voi, mando a monte tutto o no? Ma guarda, sì, che al massimo c'è lo zainetto, dai. A bacio con la lingua, è tradimento o no? Dipende dal consenso. Lascia sospeso. Contesto.
Cioè, tipo, lo devo confessare? Nel senso, dipende dal contesto o contesti? No, allora, stai no, contestando. L'avevo detto, facciamo così, ci pensa Prince.